avanti le bozze di stampa, ma appena il libro è finito io non posso più nemmeno sentirne parlare. Soltanto allora io penso che doveva essere diverso, che è un libro sbagliato, che avrebbe dovuto essere scritto. E allora io comincio a diventare inquieto, comincio ad essere agitato e naturalmente il pubblico, la gente, legge e dice sì, è un libro carino, è un libro pieno d'ingegno, ma certo non è Tolstoi. Oppure, è una cosa graziosa, ma Padri e figli di Turgenev è ben altra cosa. E così diranno sempre, fino al giorno della mia morte. E quando sarò morto, coloro che mi conoscevano, passando davanti alla mia tomba, diranno qui giace Trigorin. Era uno scrittore valente, ma non si può nemmeno lontanamente paragonarlo a Turgenev. Io non riesco a capire. No, i vostri successi devono avervi viziato, ecco. Ma di quali successi? Di quali successi voi mi parlate? Come scrittore non sono mai stato contento di me. I miei libri non mi piacciono. Ma il peggio è che io vivo in uno stato di continua esaltazione e spesso non capisco nemmeno quello che scrivo. Ecco, vedete, io ad esempio, io amo le piante, gli alberi, il cielo, l'acqua, la natura. Essa fa nascere in me il desiderio di descriverla. Ma io però non sono soltanto un descrittore della natura, io sono anche un cittadino che ama la sua patria, che ama il suo popolo e che in quanto scrittore ha l'obbligo di parlare del suo popolo, delle sue sofferenze, del suo avvenire. E non posso nemmeno dimenticare la scienza, no? Il progresso, la vita degli uomini, eccetera, eccetera, eccetera. E così io devo parlare di tutto, ma sempre in modo affrettato, perché la gente non ha pazienza. No. Sono come una volpe incalzata dai cani. La vita e la scienza corrono, non si fermano mai. E io resto indietro, sempre, sempre più indietro, come un contadino che ha perduto il treno. E in fondo mi colpisce il pensiero che forse non so descrivere altro che dei paesaggi. E che tutto il resto è falso, ecco, completamente falso. Forse il vostro lavoro vi assorbe in modo tale che non avete più né il tempo né la voglia di pensare a quello che volete. Ma se voi nel vostro animo potete essere scontento di voi, ma per gli altri siete sempre un grande, meraviglioso scrittore. Ma se io potessi essere un grande scrittore come voi, mi pare che darei tutta la mia vita alla folla. Pensando però che la sua felicità dovrebbe consistere soltanto in questo, nell'elevarsi fino a me, ma sì, forse un giorno essa mi porterebbe in trionfo. In trionfo? Ma perché? Che cosa sono io, Agamennone, oppure sono... Ma per la felicità di poter essere una grande scrittrice, una grande attrice, ma io credo che sopporterei tutto, la lotta con i parenti, la povertà, la delusione, ma io sarei pronta a vivere in un tugurio, a patire la fame, ad essere eternamente scontenta di me stessa, ad avere coscienza delle mie manchevolezze, ma aspirando alla gloria, alla vera, grande gloria. Oh, mi gira la testa. Boris! Mi chiamano. Sarà forse perché devo andare a preparare i miei bagagli. Ma non ho nessuna voglia di partire. Com'è bello! Vedete quella casa sull'altra riva, quella casa con il giardino? Sì, sì, lo vedo. Quella è la casa della mia povera mamma. Io sono nata là. Ho vissuto tutta la mia vita intorno a questo lago. Non c'è isoletta che non conosca.
Com'è bello qui da voi. Ma cos'è questo? È un gabbiano. Costantino lo ha ucciso. Ah, è bello. Non ho proprio nessuna voglia di partire. Cercate di convincere voi Irina Nikolaevna a non partire. Che cosa scrivete? È l'abitudine. Un appunto. Un soggetto per un mio nuovo romanzo. Un lago. Sulla riva di questo lago vive fin dalla sua infanzia una fanciulla simile a voi. E ama il lago come un gabbiano. Ed è felice e libera come il gabbiano. Ma a un tratto entra nella sua vita un uomo che, così, tanto per passare il tempo, spezza la sua esistenza. Così, come si uccide questo gabbiano. Boris! Boris, dove siete? Vengo! Che cosa volete? Non si parte più! Andiamo! Oddio, che sogno. Tutto questo io lo racconto a voi perché siete scrittori. Potete servirvene. Credetemi, ve lo dico per davvero. Se Costantino si fosse ferito gravemente, io mi sarei uccisa. Subito. Per fortuna ho un carattere forte e ho deciso. Mi strapperò questo amore dal cuore completamente. E come? Mi sposerò. Sposerò Semyon Semyonovic. Chi? Il maestro? Sì. Ma non ne vedo la ragione. Amare senza speranza. Vivere così per anni ed anni
Sempre in attesa. E invece se mi sposo sarà finito l'amore. Nuove preoccupazioni soffocheranno ogni ricordo. E poi sapete, mutare vita. Un altro bicchiere? No. Ma sì. Vi farà male, sapete. Ma no. Non guardatemi così. Sapete, le donne bevono molto più di quanto voi non pensiate. Poche lo fanno come me, senza nasconderlo. La maggior parte beve quando nessuno le vede. Si prendono della vodka e del cognac. Alla vostra salute. Voi siete un uomo di carattere aperto. E lasciarvi mi dà un certo dolore. Anche a me dispiace di dover partire. Perché non la pregate di rimanere? No, ormai non vorrà più restare. Suo figlio si comporta in maniera tale. Prima tenta di uccidersi, poi vuole sfidarmi a duello. Vuol seguire nuove forme d'arte. Ora, dal momento che al mondo vi è posto per tutte le tendenze, le nuove e le vecchie, che bisogno c'è di essere sempre in disaccordo? È anche geloso. Ma tutto questo non mi riguarda affatto. Il mio fidanzato non ha un'intelligenza particolare, ma è buono. Non è ricco. Ma mi ama. Mi ama, mi fa pena. Anche quella povera vecchia di sua madre mi fa pena. Allora, i miei migliori auguri. Non pensate male di me. Vi ringrazio della vostra cordialità. Ricordatevi di mandarmi i vostri libri. Mi raccomando, la dedica. Non scrivete alla illustrissima, eccetera, eccetera. Ma semplicemente a Maria, che non ha nessuno nella vita. Né sa perché stia a questo mondo. Addio. Pari o dispari? Pari. No, ho una sola pallina. Devo entrare in arte o no? Questo è il dilemma. Se qualcuno mi desse un consiglio. È difficile dare simili consigli. Noi ci lasciamo e forse non ci rivedremo mai più. Vi prego di conservare come mio ricordo questo medaglione. Da una parte vi sono incise le vostre iniziali e dall'altra il titolo del vostro libro, I giorni e le notti. Com'è bello. Ricordatevi di me qualche volta. Io mi ricorderò sempre di voi. Vi ho sempre davanti agli occhi, come quel giorno in cui ci siamo incontrati. Vi ricordate? Noi discorrevamo e c'era ancora quel gabbiano bianco là sulla panchina. Sì. Sì, è un gabbiano. Ora scappa, viene gente. Prima di partire cercate di concedermi 2 minuti, vi prego, vi prego. No. Con i tuoi reumatismi è imprudente andare a fare delle visite. Ti è uscito poco fa, Nina? Sì, Nina. Scusate se vi abbiamo disturbato. Ah, io spero di non aver dimenticato niente nel fare le valigie. Uffa, sono così stanca. I giorni e le notti. Pagina 121, righe 11 e 12.